sole quel giorno lì invece. E il cacio bombardino il pomeriggio ha fatto silenzio, perché è un modo per essere uniti, per essere insieme, per comunicare. Ma non vorremmo mai che questo nostro silenzio fosse preso per, tra virgolette, buonismo. Noi siamo silenziosi, ma siamo arrabbiatissimi. Siamo arrabbiatissimi perché l'Italia non rispetta la propria Costituzione, che dice l'Italia ripudia la guerra. Siamo arrabbiatissimi perché vengono cacciati miliardi. Il corrispondente della manovra di Monti, che taglia le pensioni, che taglia l'UEFA, che taglia tutto, corrisponde al bilancio di un anno del Ministero della Difesa. Siamo arrabbiati che si faccia passare per missione di pace quella che è una missione di guerra. E quando tornano le spoglie con i militari italiani, noi, come dire, usiamo questa formula. La nostra pietà va a tutti i morti di questa guerra assurda, ma in primo luogo ai più innocenti di tutti, che sono i morti civili. Come ricordava Don Milani, nelle ultime guerre il numero dei morti civili è immensamente maggiore di quello dei morti militari. In Afghanistan in questo momento si è più sicuri se si è militari piuttosto che se si è civili. E ricordiamo al Presidente della Repubblica che, casomai se lo fosse dimenticato, che lui è il capo supremo delle forze armate e che avrebbe il dovere di far cessare questa violazione palese della Costituzione italiana. Piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserto. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene importerà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercare che possono spararmi, io armi non ne ho. Grazie a tutti per questi 500 Buongiorno, vorrei un nemico, non troppo nuovo ma nemmeno troppo antico. Vorrei un nemico all'americana, magari usato ma lavato con pellana. Poi col nemico mi dia una guerra che non incida troppo sull'effetto serra. No, vorrei una guerra magari strana, sa, che riempia tutti i giorni della settimana. E poi ci aggiunga una vittoria di quelle che si leggono sui libri di storia. Una vittoria alla romana, una vittoria da figli di puttana. Avanti in Bosch! Per fila destra! Dietro front!
prego, signore, segua la trafila, stacchi il biglietto e poi si metta in fila. Non è che abbia nulla da ridire, anzi, ma come vede, ho altra gente da servire. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Dunque, diceva lei, ah, si vuole un nemico. Beh, di nemici noi ne abbiamo di ogni tipo. Abbiamo nemici di ogni sorta, che ha sulle spalle cumuli di gente morta. Abbiamo nemici, oh, ben collaudati. Lei lo sa bene, siamo noi ad averne armati. Fanno la guerra alla Carlona, però a guardarli sono il diavolo in persona. Comandano schiere di poveretti, che sono soldati per lo più bel che costretti, di brutta razza, a gente da dove dire, abituati fin da piccoli a morire. Avanti, marcia! Per filo a sinistra! Dietro fronte! Più che una guerra noi gli offriamo una vacanza, con sensazioni ed emozioni a distanza, e non c'è problema per la vittoria, è garantita con la fama e con la gloria. Ma ecco le foto, scelga il suo nemico, io non le consiglio questo e sa perché lo dico, come di conti da regolare.